per farsi fare un regalo bellissimo. No, dai, scherzo. Quello è importante. Però ci terrei a dire una cosa su San Valentino. Ormai negli anni tutti San Valentino lo mettono in relazione alla coppia. Alla coppia, al fidanzato, alla fidanzata, ai regali, alle cene. Io vorrei un po' stravolgere questa idea del San Valentino e dirvi, ma se San Valentino fosse semplicemente la festa dell'amore, cosa fareste? Perché non fare un regalo a se stessi? Perché prima di tutto la mia filosofia è amare se stessi. Perciò San Valentino cos'è? Un giorno dedicato a noi. Allora, dedicato alle donne, io dedicherei un po' a tutte e due. Allora, come detto prima, prendiamoci tempo per noi stessi. Perciò, quale posto migliore per dedicarsi delle coccole e del tempo per se stessi se non dall'estetista? Dall'estetista non a fare cose brutte. Perciò eliminiamo la ceretta, eliminiamo magari il laser per chi soffre e teniamoci la parte migliore di un centro estetico. Cos'è? Uno scrub al corpo, un bellissimo trattamento al viso, un massaggio rilassante, un massaggio con le candele. Questo può essere un buon inizio o un buon finale di giornata per San Valentino. Comunque, tornando anche un po' alla festa degli innamorati, allo stereotipo del San Valentino, vi ricordo che un buon regalo, un massaggio, può essere anche regalato. Oppure svegliarvi una mattina, prendere la persona che amate e portarla a fare un bellissimo trattamento benessere da noi. Da noi, in qualsiasi altro centro estetico, per l'amor del cielo. Però se venite da noi, vi aspettiamo volentieri. Ok, la mia altra attività, diciamo che si tratta appunto delle gare di bodybuilding, è andata benissimo. Dopo l'anno scorso, dove ci sono stati un sacco di problemi di salute, diciamo che è stato un anno da dimenticare quasi tutto, ho chiuso in bellezza, vincendo nel mio primo pro show, la prima gara al 4 di dicembre a Torino. Vabbè, detto questo, vi auguro di passare uno splendido San Valentino, sia che siate in coppia, sia che siate da soli, e ricordate sempre di amare voi stessi prima di qualsiasi altra persona. E nel mentre noi vi aspettiamo.